Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, sono spettinata, devo ancora lavarmi i denti, ma perché questo è un Get Ready With Me. Ora, vi mostro l'outfit che ho messo sul letto, mentre il mio fidanzato amoreggia con il cane. E vi faccio vedere l'outfit. Eccolo qua. Metto questi pantaloni, la telecamera, questi pantaloni a righe, questa camicetta molto sobria e questo blazer. Ora lo vediamo un po' indossato. Con l'aiuto del mio fidanzato vi mostro l'outfit completo e niente, ora ci Aspetta. andiamo a truccare. C'è anche il sexy che mi aiuta a prepararmi. Che schifo! Ok, spero che si veda. Adesso mi sono lavata i denti, i capelli. C'è il cane che abbaia, i capelli semplicemente me li spazzolo perché non ho grandi aggeggi qua a casa di mia nonna, ma poi in generale io preferisco non fare piastre né niente. Ora ho comprato tutti diciamo, i prodotti per i capelli ricci, mi devono arrivare. Proviamo a fare i capelli ricci. Ok, e ora ci trucchiamo. Ho deciso di fare un trucco estremamente semplice. Allora, prendiamo il correttore di Rare Beauty, sapete che è il mio must, io non so se mi si vede, quindi devo lottare un po', e lo metto giusto sotto cioè sopra le occhiaie. Mio fidanzato nel frattempo si dedica al karaoke. Ne ho messo forse un po' troppo, sì, direi di sì, perché mi dimentico sempre che è molto concentrato. Non guardate le sopracciglia perché ieri dovevo andarmela a fare, ma non ne avevo assolutamente voglia, quindi ho rimandato l'appuntamento. Poi, una volta messo il correttore, come ombretto metterò semplicemente dei glitter di She Glam, che sono potentissimi, che dicono che sembrano quelli di Euphoria. Io non ho mai visto Euphoria, quindi non vi so dire, però so che sono molto molto belli. Scusate, mi avvicino un attimo perché non mi vedo. Ok, sono molto densi e gelatinosi, quindi bisogna prenderne un po' col dito e spargerli. Sono più adatti a metterli sopra gli ombretti in realtà, piuttosto che come ombretto singolo, però diciamo che non so se si vede, danno un po' di glitter, mi è caduto anche qua sotto in realtà, ora che mi vedo bene c'è anche del corridore sul naso, danno un po' di glitter e molto carini. Poi aspettate che metto via il correttore di Rare Beauty. Si è rotto, vabbè, cioè si è rotta la confezione, vabbè, l'avevo aperta e chiusa 50 volte. Poi su un gruppo Facebook avevo preso questi due, che sono questo un eyeliner e questo un mascara. Il mascara non è che mi ispiri molto dallo scovolino, mi sembra molto piccolo, però ho detto non li ho mai provati, non so che è passato il coso natalizio, però c'è il periodo natalizio, però ho detto proviamoli, vedete, c'hanno la renna. Ora proviamo l'eyeliner. Se mia nonna invece che parla col cane, ovviamente con chi volete che parli. Allora, l'eyeliner è ottimo, nel senso che io ora l'ho messo. Oh, che palle! Ok, poi mi pulisco un attimo perché mi è scivolata quello. Io l'ho messo un po' male perché, per far vedere a voi, in realtà non mi vedevo io, aspettate, quindi l'ho messo un po' tremolante. Poi con i farmaci che prendo ho un tremolio costante alle mani, quindi metterla eyeliner è diventato un'impresa. Ok, però diciamo che è molto scrivente e mi piace molto.
Ho dimenticato il piegacciglia a casa, quindi dovremmo accontentarci di questo mascara. Scusate, non mi vedo. Che effettivamente non fa niente. Viene molto bene per le ciglia inferiori, quello sì, perché non sporca la palpebra, cioè la parte dove ci sono le occhiaie, diciamo, non mi viene in mente come si chiami, però per la parte sopra poco utile, nel senso che a me piace che le ciglia siano belle, voluminose, invece questo non lo fa minimamente. Ok, beh, insomma, per quello che devo fare oggi va benissimo. Infine questa tinta labbra Matte Kiss di Douglas che ho trovato nel calendario dell'avvento. Metto questo colore un po' nude perché avrò la mascherina addosso. Con che parlavi? Parlo con i miei fan. Qua c'è mia nonna in pigiama col cane. Come stai bene? Madonna, che bella. Mi Grazie. piace come sei vestita. E Sei stupenda. grazie, questo è quello che non ho da dire sul mio look. E niente, questo è il make-up completato. E non so se si vede anche l'outfit. Questi sono io oggi, come uscirò oggi per andare al mercato, al supermercato e poi a mangiare fuori. Un bacione!